Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi finalmente è un giorno importante perché vi mostrerò la mia officina, sia la parte di carrozzeria, quindi il banco dime, fonte due colonne, reparto commisti, piano aspirante, tintometro, forno, pizzeria, reparto casa chiusa. Comunque avete già visto, avete visto la parte del salone dove lavoriamo, dove facciamo il detailing, però è arrivato quel momento di alzare un po' l'asticella e oggi vi farò vedere per l'ultima volta cosa vedrete fino ad ora e poi dopo ci saranno tante cose golose, faremo anche una bella inaugurazione, quindi siete tutti invitati, ma lo saprete al tempo debito. Nel frattempo però, se lo vuoi sapere al tempo debito, devi fare una cosa: ti devi iscrivere al canale, attivare la campanellina e seguirci su tutti i nostri social: Instagram, Francedero Official, TikTok, video brutti, talmente brutti che mi commenti e mi dici: boh, questo video è talmente brutto, bravo. Detto questo, ora basta dilungarci e andiamo subito di là e vi faccio vedere un po' che idee ho nel capo. Eccoci qua nel nostro regno. Prima di iniziare però, questo video è registrato completamente con un iPhone 14 Pro Max fornito da chi? Dal nostro sponsor principale, Gingy Shop, il supermarket tecnologico. Quindi potete trovare da lui qualsiasi cosa elettronica che vogliate. Inserendo il codice sconto sul sito Francedero con FD maiuscola avrete anche un 5% di sconto. Se non ti va bene, te lo va più là. Via via pubblica delle offerte molto interessanti. Andiamo avanti con le nostre serie. Ora ragazzi, veniamo un po' al nostro salone. Come avete già visto in tanti miei video, dietro noi abbiamo tutta la parete con i nostri loghi, sotto tutti i materiali che usiamo, che andranno levati e grazie a Metalia che mi ha sopportato tanto, supportato no ma sopportato sì, metteremo dei banchi del tutto SP Tools con tutta l'attrezzatura, il pavimento che ora come potete vedere fa abbastanza schifo andrà cambiato con il pavimento quello a scacchettini di plastica apposta per il detailing. Al centro verrà messo un bel ponte a scomparsa personalizzato e sopra, come si può notare, ora abbiamo tutte le luci a LED, però nella parte centrale verrà levato, verrà fatto tutto il soffitto nero e verrà messo un bel, poi lo vedrete. Ma i più attenti e più golosi sicuramente sanno già di cosa parlo: dimmerabile, rombi, basta, vedo altro. Quindi poi studieremo qualcos'altro anche per qua dietro, verrà un ambiente di lusso, un ambiente bello, un ambiente agiato, perché sì, quando entri qui dentro devi stare... bene, te la devi godere e quindi noi stiamo cercando appunto di raggiungere quell'obiettivo lì, perché l'appetito viene mangiando, ma prima voi mangiate con gli occhi e poi con la bocca, e noi vogliamo fare la stessa cosa, perché in un posto bello, pulito, fatto bene, elegante, con l'attrezzatura di livello e tutto il resto, io personalmente sarei molto più invogliato a portare la macchina, moto o quello che sia. E nel frattempo che io vi faccio il lavoro, ora viene la parte bella, perché di qua, come si può notare, aprendo la nostra tenda, c'è l'altra parte del salone. La porta che vedrete alle mie spalle andrà levata ovviamente, perché? Perché farà posto a cosa? A una porta degna di essere chiamata porta, quindi una porta basculante, 4 metri per 3, con un'anta fissa per il passaggio pedonale. La grafica verrà fatta fuori, vedrete tanta roba, la stiamo studiando con i ragazzi di Creative di Venturina, seguiteli perché sono veramente dei maghi per quanto riguarda la creatività, fanno gadget, personalizzazioni, tutto quello che vi pare per quanto riguarda le grafiche. Loro hanno fatto un capannone, bravi, vi dico solo bravi, bravi, bravi e bravi, è bello, bravo. Quindi mi raccomando, fatelo anche a me, perché qua verrà levato il bancone perché è brutto, non ci piace e prende tanto spazio. Dietro abbiamo ordinato questa parete qui e verrà cambiata radicalmente, perché abbiamo ordinato la carta d'apparati della Lamborghini originale. Che faccio? Compro la roba così? No. Al centro non vi dico nulla, con il nostro logo, però non vi dico il sotto, lo sfondo che ci sarà. Al centro qua metteremo il nostro bancone più piccolino, giusto per metterci il Mac e per farci un'area di accoglienza, mettiamola così. Qua invece leveremo tutte queste Lego, le nostre macchine preferite, e le attaccheremo alla parete. Se qualcuno di voi che guarda questo video fa dei supporti per le nostre Lego, mi raccomando ditemelo, perché io le sto cercando disperatamente da mettere verticali. Mi raccomando, segnalatemelo, magari mettetelo anche qua sotto nei commenti se vi fa piacere, che le sto cercando, chissà, magari voi mi potrete aiutare. E poi in questa zona qua ci verrà... Cosa ci verrà, Francesco? Ora te lo dico, un attimo. Ci verrà, grazie a Gingy Shop, il simulatore
simulatore. Un simulatore professionale, ovviamente, tutto Fanatec, però ancora non mi posso spoilerare troppo, perché ancora non so. Quando lo so, ve lo dirò. Tanto iscriviti al canale e seguici su social, così lo sai anche prima, no? Quanto ci vuole? Qua faremo la parete. Ok, sì, questi sono climatizzatori che abbiamo sempre preso da Ginger Shop. 4 climatizzatori in ogni area separata. Qua ci verrà una parete di cartongesso per appunto dividere l'ambiente con una porta centrale. Nella parete di cartongesso metteremo anche delle mensole chiuse, in modo che potremo anche mettere le nostre Lego al chiuso e al sicuro sotto i faretti e soprattutto dargli importanza senza prendere polvere. Andando avanti c'è la birra. E qui tanti di voi si fermano qua e rimangono qua. Vabbè, Ginger Shop me l'ha finita, maledetto. Altra cosa che forse non avete ancora visto è la nostra home work gym, ovvero la nostra palestrina. Non è male. Ci abbiamo messo qualche anno per farla, per allenarci va più che bene. Voi mi direte, ma non si vede che ti alleni? Ma te, non ti preoccupare, che ora mi rimetto a dieta. Un attimino, poi lo vedi, come mi riasciugo, come ci faccio giocare a flipper o l'addominale. Vabbè, comunque, vi faccio vedere intanto. Abbiamo preso qualche accessorio da qualche palestra che purtroppo ha chiuso nel periodo pandemico e noi abbiamo cercato di fare il possibile acquistandogli qualcosa per fargli recuperare qualche soldo. Poi qua, vabbè, l'area, questa parete qua è già pronta. Il nostro logo, il saccone, c'è uno specchio per ammirarci. Guardate mi sono bello. L'altra pirulana che io la mattina cosa faccio? Vengo qua, mi do la via, la sera torno, faccio boia, 12.000 calorie, vado tanto bruciato, ora vado a casa e mangio. No, sono scemo e lo faccio. La palestra è questa, l'avete vista, ci saranno delle modifiche sostanziali anche qua, perché il pavimento ovviamente andrà levato e sia qua che nella parte di là ci verrà un pavimento effetto cemento in gres. Sopra, in particolar modo nella palestra, ci verrà fatto il pavimento quello gommato, quindi i lastroni classici da palestra, per buttare i nostri pesi così, così prepotentemente da un chilo in terra. Andando di qua troviamo bagno e l'antibagno, che non vi faccio vedere perché è tutto buttato all'aria, un'esplosione. Questa parete qui l'attrezzeremo tutta molto, molto bellina, secondo me. Di qua c'è lo studio, che in tanti avete già rivisto. Ora c'è un po' di casino al giro perché ovviamente ci saranno dei lavori anche qua. Però dai, qua ci siamo quasi, eh. Che dite, vi piace? Abbiamo fatto tutto noi, anche il tavolino. Basta, abbiamo fatto altro noi. Il tavolino è contro soffitto e il pavimento. Però ci sta. Ma anche qua poi vi farò vedere per benino. Quindi ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video. Spero che vi sia piaciuto. Ovviamente... Renzo, ti buco. Detto questo, spero di farvi vedere il prima possibile tutti i lavori, come procedano, come verrà fuori, perché sono curioso veramente anch'io di fare i lavori, di iniziare finalmente, perché sono 3 anni che abbiamo iniziato da questa parte di qua per fare questa nuova attività, quindi il detailing, wrapping e cose varie, e ci tengo davvero a portare avanti questo progetto insieme a voi e soprattutto anche grazie a voi. Alcuni mi hanno proprio spronato per continuare a fare questa strada, quindi spero di farvelo vedere il prima possibile. Faremo l'inaugurazione, ci saranno degli eventi belli. C'è già anche una lista d'attesa per le macchine che parteciperanno, ma noi siamo buoni, accetteremo tutti, macchine e moto. Quindi mi raccomando, seguiteci sui social per rimanere appunto aggiornati su quello che faremo. Faremo tante belle cose e tutto sempre anche grazie a voi, quindi non smetterò mai di ringraziarvi. Detto questo, basta, ho chiacchierato troppo, poi vi farò vedere per benino quando inizieremo lavori e tutto il resto. Ci saranno lo stesso i nostri video, le macchine, eventi, ora ci sarà l'EICMA, ci saranno tanti altri eventi, ci sarà l'evento di The Driver il 16 ottobre, noi ci andremo, porteremo un po' di gente, ma vedrete tutto nel video che poi pubblicheremo. Quindi niente ragazzi, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like e attivate la campanellina, almeno rimanete sempre aggiornati sui nuovi video. E dai, al prossimo video, ciao!